più sintetici possibili, grazie. Buongiorno. È stato, per me l'incontro con Luciano è stato un incontro folgorante, fin dal primo provino. E sono felice, lo ringrazio per questo. C'è una canzone di Luciano, che è la canzone preferita di mia figlia, che compierà 6 anni proprio il giorno dell'uscita del film. E la canzone è G come giungla, e a un certo punto dice: non basta restare al riparo, chi vuol sopravvivere deve cambiare. Ecco, io quando ho visto il film alla proiezione a Correggio mi ha emozionato molto, perché io ho vissuto questo cambiamento nella mia pelle. Negli anni 90 vivevo a Novara e ho deciso di lasciare l'Italia e andare a vivere in Inghilterra, dove sono stato 10 anni. E una cosa che ha detto Luciano che mi ha colpito molto era che uno dei suoi obiettivi era quello di far venire la nostalgia dell'Italia non agli italiani che sono all'estero, ma agli italiani che vivono in Italia. Ed è un qualcosa di molto forte. Grazie. Grazie a te. Bello. Scherzo, è stata davvero un'esperienza molto forte, molto bella, molto intensa, anche perché il film doveva essere girato in settembre e io avevo altro da fare nel periodo prima di settembre, poi invece è stato anticipato, per cui io ho vissuto in treno in quei giorni e è un'emozione molto forte riuscire a fare un film di questo genere. Per me è stata molto, molto difficile, molto intensa, molto bella, tutta una serie di volti che andrebbero sviluppati. Basta, non so cos'altro dire. Il mio personaggio è Max e ci sta. Allora, continuiamo con Stefano, c'è il suo microfono di sé. Sì, allora io intanto sono Renato Santini, buongiorno a tutti, e interpreto Halle nel film, sono l'ultimo che si aggrega a questo gruppo di amici. Sono fidanzato di Patrizio, interpretato da Gianluca Goffi. Niente, brevemente, è stato un piacere intanto lavorare nella mia regione, io sono di Bologna, quindi è stato molto bello tornare a casa. E ovviamente ringrazio ancora Domenico, Luciano e tutto il cast, anche perché durante le riprese sul set si respirava veramente un'aria molto bella, proprio un gruppo di amici che si ritrova, e credo che questa cosa poi sia risultata nel film, insomma. E niente, quindi ringrazio ancora a tutti e passo la parola a buon Tobia. Ciao, come ha detto lui, io sono Tobia e faccio il figlio di Rico, cioè Pietro. E senza stare a spiegare cosa fa il mio personaggio nella storia, questo è stato il mio battesimo cinematografico, quindi credo sia un buonissimo inizio, ecco. Ciao a tutti, io sono Alessia Giuliani e su questo film interpreto Angela, moglie di Matteo. Siamo questo gruppo di amici, di bella gente, gente normale, che si diverte, che sta bene insieme, che si vuole bene. Però io devo dire che è stato decisamente una festa poter stare su un set di questo tipo, perché Luciano veramente è quando me lo chiedono come vi siete trovate, io dico: ma io una persona che ha un garbo e un'eleganza ma intima, veramente fantastica, e sul set c'è una calma incredibile, per cui anche tutta la troupe, che di solito c'è sempre un gran, cioè, tutti belli, calmi, tranquilli, nonostante il caldo, nonostante c'era proprio uno stare bene, veramente, tutti insieme. E questo è stato una cosa proprio bellissima, sì. Grazie. Ciao, Filippo Dini, l'interpreto del mio suo marito. No, mi collego, sì, mi saluto ogni tanto, mi collego al discorso che faceva Alessia. È stata veramente un'esperienza un po' fuori dall'ordinario, perché mi sento di dire con molta gratitudine, un po' di imbarazzo, però che lavorare con Luciano è stata veramente la scoperta di un uomo veramente un po' speciale,
che riesce a trattare argomenti così profondi come quello che abbiamo detto, quello che lui ha detto fino adesso, i sentimenti, le emozioni, in un modo, con una tale grazia che in qualche modo ti riconnette, ti ricollega un po' con la tua vita, con le cose un po' fondanti dello stare su questo pianeta. Quindi lo ringrazio, grazie. Io chiudo dicendovi buon appetito. Io no, velocissimamente, non so per quali incastri astrali, io sono Gianluca Gobbi, faccio il marito di Leonardo nel film, non so per quali processi, sono una persona estremamente fortunata, perché da attore, da teatrante, da fan, io esco in due giorni con due progetti, uno su un cantautore e l'altro di un cantautore, che sono Rita Due e De André, ed è una grande invidia. Grazie.